In questa lezione andremo a vedere come si formano le parole, cioè come da una parola riusciamo ad averne altre e quindi quali sono le componenti di questa parte essenziale della nostra lingua, il mattone di base di qualsiasi lingua, cioè la parola. Come dicevamo, la parola è l'unità di base della lingua. Tutte le lingue si basano sulle parole, che sono un insieme di suoni che, uniti tra loro, hanno un significato. L'insieme delle parole, a sua volta, è il lessico, cioè quello che costituisce la base di parole che ci permettono di comunicare. Più parole conosciamo, più possiamo aumentare, a dare più possibilità alla nostra capacità di comunicazione. Il lessico è un sistema che, come facilmente possiamo immaginare, non è chiuso e immutabile, ma è aperto e ampliabile, e anzi è la parte di tutte le caratteristiche che vedremo della lingua che si modifica più facilmente. Come si costruiscono le parole? Dunque, la parte più semplice, diciamo la parte di partenza, il meccanismo di partenza, è la derivazione. Vediamo un esempio. Partiamo dalla parola libro. Libro, possiamo considerare la parola, viene definita in gergo tecnico, di partenza o primitiva, cioè la parola, diciamo, originale. Non c'è una parola più prima di libro per definire libro, è questo che vogliamo dire. Da libro possiamo avere librone, librino, libretto, librettino, libraccio, libraio, libreria, libresco, librettista e magari altre. Questa non è una serie finita. È un esempio per indicare come da una parola primitiva possiamo far derivare, derivano anzi per appunto derivazione, un'altra serie di parole potenzialmente infinita. Ci sono parole che noi utilizziamo, ovviamente, che sono derivate di parole primitive. Abbiamo anche verbi che possono derivare da sostantivi, ad esempio, oppure il contrario. Quindi anche dal punto di vista grammaticale, quello che è un sostantivo può per derivazione diventare un verbo o viceversa. Il concetto è che da una singola parola noi possiamo produrne, la lingua può produrne a decine anche volendo. Abbiamo visto la derivazione, come molte parole derivino da una parola primitiva, ma le parole si possono anche costruire attraverso, si costruiscono di fatto nella lingua attraverso principalmente tre metodologie. Una parola primitiva può essere quindi costruita, arricchita e diventare una nuova parola principalmente in tre modi, attraverso la suffissazione, la prefissazione e la combinazione. Andiamole a vedere nel dettaglio. La suffissazione è un meccanismo, come ci dice la parola stessa, che utilizza i suffissi, cioè particelle che si pospongono, si mettono dopo la radice della parola primitiva, dell'essema primitivo. La radice si ottiene togliendo la desinenza, ossia o, a, e, ad esempio nella lingua italiana, ovviamente, per i nomi e gli aggettivi e are, ere, ire per i verbi. Vediamo la parola fiore. La parola fiore togliamo la e, abbiamo la radice fior. A questa radice fior io posso applicare diversi suffissi, fioraio, fioriera, fiorista. Un altro esempio, togliendo la A da donna e aggiungendo il suffisso ina, io ottengo il diminutivo donnina. Posso cambiarlo, donnaccia, ok? Addirittura donna può diventare un'altra parola maschile, donnaiolo. Togliendo la desinenza O da cappello e aggiungendo il suffisso ino, ottengo cappellino, quindi il diminutivo. L'altro meccanismo per costruire nuove parole è la prefissazione.
cioè aggiungendo dei prefissi, quindi particelle che si antepongono, che vanno prima della parola primitiva. Colto, incolto, legare, slegare, guerra, antiguerra. Gli esempi possono continuare. Questi prefissi molto spesso cambiano il significato della parola, lo ribaltano e quindi da positivo lo possono portare a negativo, possono privarlo del contenuto, del valore che ha la parola primitiva, possono ribaltarne completamente il significato. Infine, il terzo meccanismo è la combinazione, la composizione. Fondendo due parole si ottiene un composto e una nuova parola. Porta e carte non hanno lo stesso significato, separati insieme diventano portacarte. Mezzo e giorno, mezzogiorno, pesce e cane, pesce e cane. La lingua quindi lavora in moltissimi modi per accorpare i suoni in parole e poi per utilizzare queste parole in molteplici vie, in molteplici modi, combinandole tra loro e modificandole. Modificandole abbiamo visto con prefissi e suffissi per ottenere nuove parole e nuovi significati.